Gennaro Riccio al 2, Vischio Bianco, Marco Guzzinati al 3, Vincente Rod, Paolo Pietro Paoli al 4, Termodinamico, Warner Martellini al 5, Zaffirio, Marco Altobelli al 6, ZZ Top, Mario Manzone al 7, Astecca Dimar, Roberto Faticoni. Seconda fila per l'8, Havana GV con Dario Battistini in luogo di Christian Fracassa, il 9, Tudor Danny Griff, Davide Angeletti, il 10, Ulisse Spritz, Lucio Becchetti, il 12, Ussara Mail con Gabriele Quarneti. Quest'ultima la favorita del betting nelle ultime operazioni. Mentre si va formando l'allineamento. Problemi per il numero 8. Allo stacco è veloce, termodinamico che cerca di scendere alla corda nei confronti di Uriel. Così è, poi abbiamo il numero 12 di Ussara Mail subito in terza corsia nel tentativo di portarsi in avanti quando siamo a metà della piegata. Ussara Mail che va a fondo, spinge e viene a passare nei confronti di Termodinamico. L'errore per il numero 6 di ZZ Top. Così rimane aria in faccia Ulisse Spritz. Quando si va adesso al completamento dei primi 600 metri di corsa con Ussara Mail leader nei confronti sempre di Termodinamico, poi Ulisse Spritz all'esterno con Vischio Bianco in schiena. Tutto ciò mentre si va a metà gara con i cavalli che percorrono il paletto degli 800 in un minuto appena abbondante. Ussara Mail sempre al comando con all'esterno ancora Ulisse Spritz, quindi più alla corda il numero 4 di Termodinamico, esterno anche ancora il numero 1 di Uriel. Quando si va adesso al completamento della ditta di fronte, si va ad affrontare la piegata conclusiva con la terza ruota costante da parte del numero 2 di Vischio Bianco. Si va così adesso al completamento della curva con Ussara Mail al comando nei confronti di Ulisse Spritz e poi più indietro gli altri. Ussara Mail che ora prova a staccare, Ulisse che prova a portarsi sulla battistrada, poi ancora il numero 1 di Uriel con Ussara Mail che cerca di vincolarsi a Ulisse Spritz che ci prova fino alla fine, Ulisse che attacca, Ussara Mail che si difende, ultimi metri con Ussara Mail alla corda che si salva da Ulisse Spritz. Mentre per il terzo posto è probabilmente Termodinamico che rimane in quota e mantiene il terzo gradino del podio. La vittoria di Ussara Mail con Gabriele Quarneti che la risolve praticamente riuscendo ad anticipare la risalita di Ulisse Spritz nella prima parte della gara, lasciando di fuori l'avversario che corre molto bene ma deve adeguarsi al secondo posto. Vedete gli ultimi metri di corsa con una testa che divide i due. Ussara Mail al primo posto, il numero 12, Gabriele Quarneti alla guida. E poi c'è foto comunque abbastanza stretta tra Termodinamico e Uriel per il terzo posto. Ussara Mail, Gabriele Quarneti, Guida Greinin, il signor Stefano Leopoldo Camilli alla proprietà, il 12 al primo posto, il 10 al secondo, fotografia 1-4 per il terzo. E questo l'ordine di arrivo provvisorio dell'ottava e conclusiva corsa dall'Ippodromo di Capannelle. Ippodromo di Capannelle che per il trotto dà l'appuntamento a mercoledì prossimo 19 di maggio, mentre domenica ci saranno le corse al galoppo. A voi tutti la più cordiale buonasera.